La gioia di Dio si trova in un cuore semplice. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Vi salutiamo dalla Coinonia Giovanni Battista e oggi vogliamo offrirvi il commento al Vangelo del giorno. Luca 7, 31 fino al 35. A chi dunque posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che, seduti in piazza, gridano gli uni agli altri così. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Amen. Cari amici, oggi proseguiamo questo bellissimo capitolo settimo del Vangelo secondo Luca e in realtà abbiamo saltato un brano dal 18 al 30, dove Gesù elogiava Giovanni il Battista. Ha parlato del profeta, il profeta dell'Altissimo, colui che aveva annunciato ecco l'agnello di Dio. Gesù subito dopo dice guardate, voi, la vostra generazione, è una generazione che non è mai contenta, una generazione criticona, mormorate sempre. Perché quando è venuto il profeta Giovanni Battista, predicando il battesimo e la conversione, e annunciando che sarebbe venuto il Messia, voi non l'avete voluto. Quando è venuto il figlio dell'uomo, dite, ecco, guarda, va a mangiare, a bere, va con i peccatori. E cita un gioco di quei tempi, di bambini ebrei, che praticamente cercavano di imitare gli adulti. Si dividevano in due gruppi, un gruppo faceva le danze e gli altri dovevano imitarli, e un altro gruppo poi faceva i lamenti e gli altri dovevano imitare i lamenti, come dei grandi, degli adulti. Quindi era un gioco di imitazione. Gesù riprende questo gioco, pensate, che forte affermazione, e pensate come si saranno sentiti i farisei dottori della legge, molto male. Dice, ma Gesù ci sta paragonando come dei bambinacci da strada che fanno questi giochi puerili che a noi non dicono nulla. Gesù dice, voi siete così. La vostra generazione è proprio così, anzi, ancora peggio, perché almeno loro ripetono, imitano. Ma voi no, vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo fatto un lamento e non avete pianto. Non vi va bene niente. Guardate che questa è la nostra mentalità, è la nostra società. Dite se non è vero. Vi faccio un esempio un po' buffo. Abbiamo iniziato questa nuova serie e lo facciamo qui al chiuso. Uno potrebbe dire, oh padre Luca, che bello che era fuori fare i commenti al Vangelo, perché c'era la natura, il sole. Certamente era molto bello, ma sappiate che io ininterrottamente venivo disturbato da molte situazioni, da aerei, da persone, da macchine, da tante situazioni climatiche, eccetera. Adesso siamo in una nuova location, in una nostra casa parrocchiale, e qualcuno potrebbe dire, ma è tutto scuro, è buio, non è più come prima. È un esempio. Oggi c'è il sole e diciamo, troppo caldo, non va bene. Domani piove, ecco sempre la pioggia. Sto facendo degli esempi molto banali, ma spiritualmente purtroppo siamo così. Spiritualmente noi siamo una società
e forse anche una chiesa criticona, che mormora, a cui non le va bene nulla. Se c'è qualcosa di nuovo, non siamo abituati alle novità, abbiamo una tradizione. Se continuiamo la tradizione, ma ci sono degli aggiornamenti, capite che il Vangelo di Gesù Cristo oggi vuole lasciare un segno nella nostra vita, vuole aprire la nostra mente. Gesù oggi bussa alle porte del nostro cuore e dice: la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Oggi il Signore ti chiede, mi chiede un cuore semplice. Come dice il Salmo, l'anima mia è nelle tue mani, oh Dio, come un bimbo svezzato in braccio a suo padre. Così sia oggi la mia vita, il mio cuore. Viviamo nella semplicità, accogliamo ciò che Dio ci dona. Accogliamo con questo cuore umile la novità di Dio, le sorprese del Vangelo, anche se non sono secondo la nostra mentalità, secondo i nostri pensieri. Chiediamo a Dio di non essere criticoni nei confronti di Lui, nei confronti di ciò che accade. Chiediamo a Dio di sperimentare la Sua grazia. Chiediamo a Dio di essere aperti, perché quando siamo aperti entra la gioia. Molto spesso noi cristiani non abbiamo la gioia perché abbiamo già una configurazione mentale che non si smuove. E quando lo Spirito Santo entra e vuole smuovere, diciamo no, così non si cambia, così non si fa, così non va, così non mi piace. Ecco, allora, che non siamo gioiosi, non siamo liberi. Dio ti vuole libero, con un cuore semplice che segue la Sua parola. Ecco perché seguiamo ogni giorno il Vangelo, seguiamo ogni giorno Gesù Cristo. Chiediamo allo Spirito Santo di non essere come i farisei, i dottori della legge, criticoni, mormoratori, e che non si accontentano mai di nulla. Vieni, Spirito Santo, nella mia vita. Entra nella mia comunità, entra nella mia chiesa, entra nella mia parrocchia, entra nel mio gruppo di preghiera. Porta la tua gioia. Spirito Santo, voglio essere aperto a te, affinché io possa gioire quando tu metti la gioia nella mia vita, nel mio cuore, affinché io possa riflettere e convertirmi tutte le volte in cui tu mi stai direzionando in una nuova strada. Spirito Santo, metti nel mio cuore la semplicità di accogliere il regno di Dio pienamente, con tutto il mio cuore, la mia mente e le mie forze. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ricevete il bellissimo slogan di oggi: la gioia di Dio si trova in un cuore semplice. E per avere un cuore semplice dobbiamo invocare lo Spirito Santo e dire: eccomi, Signore, io vengo a fare la Tua volontà. Amen. Carissimi amici, se vi piacciono questi video, questi commenti, questo servizio che facciamo di evangelizzazione come Coinonia Giovanni Battista Oasi di Biella, potete sostenerci con un vostro contributo e scrivere qui nei commenti: sostienici, vi invieremo un link per aiutarci. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani, ciao! Non vivere secondo ciò che vedi, vivi secondo ciò che Dio ti ha promesso, secondo ciò che tu leggi nella Sua parola e che ogni giorno ti dice. Abramo sperò contro ogni speranza. Quante situazioni nella tua vita intervengono, persone, crisi, fatti che ti allontanano da questa speranza, ma Dio ti dice: abbi fiducia in me. E Dio, che è fedele, ha dato un figlio a Sara. Viene chiamato Isacco, un nome che è una gioia, il sorriso di Dio. La fede quindi non è credere a ciò che io sento, ma alla parola di Dio, alla sua promessa.